Episodio di Another The Last Song. Nello scorso episodio abbiamo esplorato questo paesino incredibile e abbiamo sconfitto un boss che, come dire, questo boss non mi ha dato vibes incredibili, perché era praticamente lo stesso tipo grosso e muscoloso che c'era nella piazza, con forse una mossa diversa, però, come dire, non mi ha dato una sensazione di godo incredibile. Infatti ci sono morto una volta e poi la seconda volta l'ho fisciato a morte con gli attacchi in salto e l'ho eliminato, perché la giusta fine per queste boss fight è così. Oggi andremo avanti, però io sinceramente ho paura che non so dove andare, perché l'altra volta mi sembra abbiamo fatto un giretto nella piazza e non c'è una strada. Forse ho visto male, non lo so. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati che avevo tipo 700 anime, ce n'ho zero. Penso che il gioco abbia dei problemini, perché, scusa, mi dà il boss ancora vivo? Non mi dà anime? Pulcinella ancora qui? Ed è tutto fottuto. Cosa succede, amici? Non dovevo fare quel complimento ai notri a poco fa, ragazzi. No, ragazzi, è completamente fottuto il gioco. Bene. Allora, ragazzi, la situazione non promette nulla di buono, perché mi ha completamente levato tutti i salvataggi che abbiamo fatto l'altra volta. Tutto 10. L'altra volta eravamo tutto al 16. Ragazzi, io non so se state vedendo, io lascerò tutto quanto, ma mi ha completamente fottuto tutto? Allora, io oggi ho visto che Enotria ha fatto un download di un qualche cosa. Io vi giuro, sembra un altro gioco rispetto agli altri tre video che ho fatto, ragazzi, avete visto? Cioè, mi hanno dato la versione rotta adesso di Enotria? Ragazzi, mi dispiace tantissimo, io non so che fare. Non so se conviene riucciderlo, no? Allora, è tutto rotto. Ah! Adesso capisco la gente che diceva che Enotria era un po' rotto. Ah, perché adesso ci si è rotto pure a me. Ragazzi, io sono senza parole, non so che fare. Quindi il mio salvataggio è perso per sempre, senza sapere il motivo. Bene. Cioè, mi ha salvato solo le abilità. Cioè, ho perso tutti i livelli, ho perso tutte quante le... Mi ha dato 10.000 anime e non mi ha droppato niente. Ragazzi, io sono un po' così. Che bisogna fare, ragazzi? Qui la situazione è grave. Vedi, mi ha levato tutti i drop, ragazzi. Cioè, io dovrei rifarmi il gioco da capo fino qua. Mi ha completamente resettato il gioco, praticamente. Ragazzi, voi avete visto, io sto registrando questo video il giorno dopo il terzo episodio. Io un attimo fa sono entrato per vedere i setting, era esattamente come l'avevamo lasciato nello scorso episodio. Ho ammazzato un nemico, ho salvato in questo punto, sono rientrato con voi e tutto è fottuto. Io non ho fatto un cazzo, ragazzi, ve lo giuro. La nostra esperienza su Enotria finisce qua. Io non lo so, cioè è normale? Io non credo sia normale tutto questo, amici. Sì, Blessed Rapier, ma io sono demoralizzato a bestia adesso. Cioè, io non posso né salire di livello, non posso fare niente. Cioè, l'altra volta ero fortissimo. Avevo fatto tipo un sacco di livelli. Perché mi ha resettato i livelli? Vedi, sotto 10-10, non posso neanche livellare. E questa è l'area nuova. Ragazzi, io sono un po' demoralizzato, ve lo dico sinceramente. Questo video lo farò uscire, ma se lo sapevo, registravo pure prima. No, le armi me le ha lasciate potenziate, però mi ha levato tutti i livelli. Le maschere? Non posso neanche switchare maschera, guardate! Ora capisco i commenti, quei pochi commenti che mi sono arrivati, dicendomi che è strano, che a te è andato tutto bene. Infatti, me l'avete tirata, ragazzi. Me l'avete tirata. Ripeto, non so se è normale, ma è impossibile che sia normale che sia così buggato. Non era così buggato, ragazzi. Allora, io non so se è una coincidenza che oggi sia aggiornata la demo e mi è successo questo. Doveva andare così, evidentemente. Provo un ultimo tentativo, riesco e rientro un'altra volta. Ogni volta che esco e rientro si fotte sempre di più. No, ragazzi, è fottuto. Io non so, non mi... niente, è andata così. Non so come chiamare questo video, lo metterò sul canale perché è un ricordo importante. Sicuramente la mappa continuava, c'è tutta quella parte lì che però... Un conto è che la faccio con un personaggio potenziato
come ci eravamo lasciati l'altra volta. Un conto è che lo faccio con un poveretto che non può cambiare maschera, non può livellare, non può fare questo, non può fare quest'altro. Da questo video brevissimo di Enotria, che sarà forse il finale della demo per noi, può finire qui. Io ci ho rimasto di merda, ve lo dico sinceramente, perché ero preso oggi, pensavo di andare avanti. È bello, beh, anche questa è un'esperienza, ragazzi, perché fino al terzo episodio io ero dalla parte che era più ottimista per Enotria. Ora con questo sto provando la sensazione di tutti quelli che giustamente mi hanno detto che la demo era rotta. Ora li capisco, perché è questo, se non peggio. Adesso ho altre serie da portare avanti, quindi io non, nei miei piani c'era registrare Enotria e finirlo. Forse con questo o l'altro episodio. Adesso riniziarlo da capo sarà dura, io non so probabilmente se lo farò. Cioè è un finale poetico anche così, c'è un'area nuova, l'avete vista, sembra pure figa quell'area nuova lì. Con calma forse mi ricreerò un altro personaggio, rifarò tutti gli episodi che avete visto fino a qui e ritornerò nel punto esatto senza farlo buggare questa volta. Però ci vuole un po', mi ci vorrà un po' di giorni, mi ci vorranno, quindi non lo so. Io stavo registrando questo video, calcolate, il 30 maggio. E vediamo ragazzi, se mai il video di Enotria nuovo uscirà minimo per metà giugno, non prima. Perché io ho altre cose da fare poi giugno, capite ragazzi, è un mese pure complicato, quindi non lo so, questo è un fuori programma che non mi aspettavo. Ringrazio chi ha seguito la serie fino a questo punto, mi dispiace avervi donato un finale così di merda, però ci sono rimasto più male io di voi. Però oggi lui si è aggiornato, è quello che mi puzza, si è aggiornato con 1,5 giga. Cosa avete messo in questa demo con 1,5 giga? Ragazzi, che cosa, siamo con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video non buggati, magari, su questo canale incredibile, pazzesco e assurdo. Quindi alla prossima, woo!